Sì, esatto, l'azienda sta compiendo una trasformazione, è maturata, dopo nasce nel 2011 l'azienda e quindi in questo momento sta compiendo una trasformazione, quindi è maturata nel modo naturale, sta evolvendo e quindi dovevamo necessariamente far evolvere anche il logo, quindi un logo sicuramente più maturo, distintivo, che però non perde le sue peculiarità, quindi abbiamo sempre la W asimmetrica e il resto del lettering invece che segue questo percorso di maturazione. E il primo esempio del vostro mutamento è proprio View 3, no? Esattamente, abbiamo annunciato la nuova generazione della serie View, la View 3 Collection, costituita da due dispositivi, View 3 Pro e View 3. Dispositivi che si caratterizzano in primis per diciamo il form factor, quindi abbiamo un display full screen su entrambi i prodotti, 6,3 pollici sul View 3 e 6 sul View 3 Pro e 6,26 pollici per il View 3. Su View 3 Pro abbiamo un pannello Full HD, mentre su View 3 un pannello, quindi una risoluzione HD Plus. Il rapporto d'aspetto. Anche molto del retro, il sì. Fatto che riesce a catturare la luce, quindi esattamente. Esattamente. Sempre... Da sempre Wiko si contraddistingue anche per le colorazioni dei propri device, dei propri telefoni. I prodotti usciranno con il View 3 Pro in due colorazioni, il View 3 in tre colorazioni, sicuramente molto distintive. Se ci fermiamo su appunto, focalizziamo l'attenzione sulle backcover, sul View 3 Pro abbiamo una backcover in vetro, sul View 3 una backcover simil vetro in policarbonato. E per entrambi i modelli abbiamo una colorazione con un elemento distintivo che si appunto si illumina al buio. Ovviamente poi passiamo al comparto fotografico, perché la cosa che subito mi salta all'occhio, esatto, e che interessa non solo me ma soprattutto il consumatore. Assolutamente. Comparto fotografico riteniamo essere un trend assolutamente da seguire, quindi un focus sul quale ci dobbiamo concentrare, anche perché come dire, cuore della strategia di Wiko è quella di ascoltare la propria community, monitorare quelle che sono le conversazioni online e seguire attentamente i trend di mercato. Quindi primo driver d'acquisto è il display, ma non dimentichiamoci appunto del comparto fotografico. Quindi sui prodotti che abbiamo appena annunciato abbiamo una tripla fotocamera, un sensore principale Sony IMX486 da 12 megapixel con pixel size da 1,25 micrometri. È un sensore, una fotocamera pensata per scattare foto ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. Esattamente. Una seconda fotocamera grandangolare da 13 megapixel con field of view da 120 gradi e una terza fotocamera per l'effetto bokeh con risoluzione 5 megapixel sul View 3 Pro, 2 megapixel sul View 3. In termini di sistema operativo abbiamo un Android Pie su entrambi i prodotti in una versione che è molto simile, molto vicina alla versione stock di Android, quindi non ci sono grandi personalizzazioni da parte dell'azienda. Questo perché l'utente ci chiede effettivamente questo tipo di esperienza. È vero, l'ho testato anche io, ripeto, sono venuto qui non per farlo apposta, ma sono venuto qui con un Wiko View 2 Pro e quello che posso dire, lo dico assolutamente senza malizia o qualsiasi altra cosa, il sistema operativo non solo è fluido, ma è ottimizzato. Assolutamente. Ottimizzato anche per quanto riguarda il notch a goccia, che continua a essere una costante di questi smartphone. Esatto. E poi anche il prezzo è abbastanza giusto, ma ti voglio fare una domanda un pochino insidiosa. Sì. Perché la scelta del MediaTek e perché l'abbandono dello Snapdragon, che qui si è comportato benissimo? Beh, un'ottima domanda, ovviamente è una domanda che ci aspettiamo da parte dell'utenza. Alla stessa fascia di prezzo riteniamo che secondo benchmark interni, che il processore che abbiamo montato a bordo di questi dispositivi abbiano una serie di caratteristiche superiori rispetto alla concorrenza. Quindi Helio P60 sul View 3 Pro, Helio P22 sul View 3, entrambi i processori octa-core con frequenza massima 2 GHz. L'Helio P60 tra l'altro si caratterizza per unità di processamento dei dati che si basa su intelligenza artificiale. Quindi questo ci permette di avere multitasking fluido, poter fare, diciamo, sfruttare il prodotto per fare gaming e ottimizzare il consumo della batteria. Non dimentichiamoci il focus sulla batteria,
nel 2019 ci concentreremo molto su questo aspetto. Entrambi i prodotti usciranno, escono con una batteria da 4000 mAh. Questo permette all'utente di poter utilizzare il proprio dispositivo per 2 giorni in uso intensivo. Stiamo collaborando tra l'altro con un ente che si chiama SmartVisor che sta testando il nostro prodotto. Il nostro obiettivo è quello di poter certificare questo dato attraverso una terza parte, quindi un ente che si occupa di device testing, chiaramente. Esatto, molto importante perché questo per noi è una priorità. Sì, perché l'utente non crede molto spesso ai dati, esatto, dati dei produttori, giustamente, però dal mio punto di vista ho provato il View 2 Pro, quindi il suo predecessore, 3000 mAh bastavano alla grande per arrivare a sera anche grazie all'ottimizzazione software, questo è indiscutibile. E adesso con nuovi processori ancora più piccoli, esattamente, sono meno energivori rispetto alla generazione precedente, perché sì, parliamo del sia del B60 che del B22, vengono costruiti a 12 nanometri, quindi sicuramente un beneficio rispetto alla generazione precedente a 14 nanometri. Questo ci permette di consumare meno energia, quindi un dispendio inferiore di energia ci permette di ulteriormente allungare la vita della batteria. Poi sicuramente, tornando al discorso processori, siete riusciti a mantenere il prezzo molto, esatto, rispetto ai competitor. Esattamente, hai detto bene, View 3 Pro uscirà in 2 versioni, nella versione configurazione ROM e RAM 128 più 6, ha un prezzo indicativo suggerito al pubblico di 299 euro, e View 3 Pro nella versione 64 più 4 ha un prezzo indicativo suggerito al pubblico di 249 euro. Il View 3 avrà invece un prezzo indicativo suggerito al pubblico di 179 euro. Esattamente. Wow. Domanda di rito, prossime line-up che oggi chiaramente, progetti futuri. Esatto, oggi abbiamo annunciato 2 device, ma chiaramente non ci fermiamo qua, quindi nel corso delle prossime settimane annunceremo altre novità che oggi non posso rivelare, però che tendenzialmente ci permetteranno di offrire il device perfetto a seconda del tipo di esigenza del consumatore. L'obiettivo di quest'anno sarà comunque quello di semplificare il portfolio, ma mantenerci all'interno di fasce di prezzo che ci competono, quindi sicuramente di sotto dei E qui in Europa vi concentrerete ovviamente sui smartphone, ma amplierete anche la vista su qualche altro prodotto? Per il momento non nel 2019, ma nel 2020 l'obiettivo è quello di offrire un ecosistema completo di prodotti 5G che non passeranno solo attraverso lo smartphone, ma offriremo prodotti che appunto supporteranno questo tipo di tecnologia, quindi router, dongle e oggetti connessi. Fantastico Marco, ti ringrazio di averci concesso questa intervista. Grazie a voi. Grazie. Ciao.